consecutiva numero 6 per la Paffoni, che supera 81-74 alla Pala Battisti, anche la terza forza del campionato San Miniato, giungendo a capo di una partita davvero difficile in cui la squadra di Ghizzinardi ha perso praticamente subito. Giacomo Gurini, si teme per lui un lungo stop, e nel secondo tempo Diego Corrale anche per lui qualche settimana di forzata inattività. Una partita che era stata approcciata benissimo dai rossoverdi, capaci sull'asse Gasparini a Corrale di schizzare subito 10-5, 17-10 e addirittura 25-12. Sembrava una classica passeggiata, invece non è stato così. Complice l'immediato 7-0 degli ospiti, presi per mano da un incontenibile Giarelli, autore di 25 punti per il 7-0 che ha consentito a San Miniato di chiudere sotto di sole 6 lunghezze il primo quarto sul 28-22, primo quarto in cui gli attacchi sono stati scintillanti, percentuali invece decisamente più basse nel corso del secondo quarto, in cui Omegna parte con il gioco da 3 punti di Arrigoni, poi però gli ospiti arrivano sul meno 3 con Zita e all'intervallo chiudono sotto di sole 4 lunghezze sul 41-37. Nel corso del terzo quarto ci sono anche alcune decisioni arbitrali molto contestate, come il doppio antisportivo, il primo ad Arrigoni, il secondo a Fratto, che viene immediatamente capitalizzato da San Miniato, che con 5 punti consecutivi di Bertolini mette il naso avanti sul 49-44. Nel momento di massima difficoltà esce Marco Arrigoni, che mette 2 tiri liberi di energia subendo fallo proprio in chiusura di terzo quarto, poi la tripla che ridà il vantaggio alla Paffoni. Anche Villa partecipa al festival dall'arco del 6-75, imitato poco dopo dal solito Giarelli, che dà l'ultimo vantaggio sul 63-62 a San Miniato. Poi sale in cattedra il professore Alex Simoncelli, che mette una tripla, un gioco da 3 punti in rapida successione, gioco da 3 punti anche per Gasparin, tripla di Daniello per il 74-67, che di fatto chiude i giochi. Alla fine è la vittoria consecutiva numero 6 per Omegna, che chiude in testa il girone d'andata.